Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino. Oggi vi propongo una ricetta per il vostro pranzo pasquale. Andiamo a preparare un carré d'agnello in crosta di frutta secca su una patata schiacciata aromatizzata al timo. Andiamo a utilizzare un French Rack d'agnello inglese. French Rack perché? Perché è completamente pulito, come vedete, senza copertina e senza paletta sotto. Semplicemente il lombo con le costolette, quindi molto semplice da utilizzare. Per prima cosa andiamo a sezionare il nostro carré d'agnello nella porzione di cui abbiamo bisogno. Abbiamo un carré da 6 costolette, quindi andiamo a tagliarlo precisamente a metà. Una volta tagliato e sezionato il nostro carré, andiamo a condirlo con olio extravergine, sale Maldon e pepe selvatico. E andiamo bene a far aderire tutto il nostro olio intorno al nostro agnello prima di andare a rosolarlo in padella. Ora andiamo a preparare la crosta di frutta secca. Quindi andiamo a tritare delle mandorle salate, nocciola tostata e pistacchi. A questo punto possiamo o frullarli in un blender se ce l'avete. Io preferisco farla a coltello perché voglio vedere la grandezza della nostra crosta, quindi vorrei che ci sia qualche pezzo un po' più tritato fine e qualcuno un po' più croccante per dare delle consistenze diverse. Ok, dopo un paio di minuti di lavoro siamo quasi arrivati al punto desiderato. Come potete vedere c'è una parte un po' più fine, una parte un po' più grossolana sopra, proprio quello che volevamo. Una volta preparata la crosta di frutta secca, abbiamo preparato un po' di senape a parte per poi andare a aromatizzare il nostro carré d'agnello. Padella bella calda sul fuoco e ora andiamo a rosolare. Abbiamo ottenuto una bella doratura. Ok, una volta dorato bene la parte superiore andiamo a chiudere i pori cicatrizzando la carne nelle parti laterali. Terminata bene la nostra rosolatura, quindi abbiamo cicatrizzato bene tutta la carne in tutti i suoi lati, la facciamo riposare su un pezzo di carta 5-6 minuti prima di andare a fargli la crosta esterna. Trascorsi i nostri 5-6 minuti in cui ha fatto il riposino, che ha perso qualche liquido in eccesso, andiamo a dargli una leggera spennellata di senape nella parte esterna, così da far sì che la nostra frutta secca vada ad aderire bene tutta la superficie del nostro carré. Andiamo a creare la crosta aiutandoci con le mani nel far aderire sia i pezzetti più fini che quelli più grossi. Mentre il nostro agnello completa la cottura in forno, andiamo a preparare la patata schiacciata. Abbiamo fatto bollire le patate con la pelle, adesso andiamo a pelarle e a tostarle in padella con dell'olio extravergine e del timo. Una volta pelate le patate, andiamo a mettere un pizzico di sale Maldon, una grattata di pepe selvatico, un filo di olio extravergine Piero Grillo e qualche foglia di timo. Una volta schiacciate bene le patate, le andiamo a rimettere sul fuoco per qualche istante. L'agnello ha terminato la cottura, 8 minuti in forno, siamo pronti per impiattare. Abbiamo tostato leggermente la nostra patata una volta schiacciata. Una bella quenelle da mettere al centro del nostro piatto. Andiamo a tagliare il nostro carré. Cottura leggermente al sangue e andiamo a chiudere con del sale Maldon e un filo d'olio extravergine.